Bene, oggi vi faccio la recensione a un poeta che non è molto famoso, perché in generale tutta la poesia e la narrativa greca contemporanea, quindi comunque dal Novecento in poi, in realtà non è molto citata, non è molto famosa, perché comunque parlando di letteratura greca parla da padroni. Volenti o nolenti sono personaggi come Aristotele o comunque poeti dell'antichità. Tutto quanto è stato fatto nella letteratura greca, comunque dall'Ottocento al Novecento, non è molto famoso, e gli unici due nomi famosi, o meglio, conosciuti da chi comunque legge un po', sono Cavafis e Rizzo. Allora, io li ho letti entrambi, però in realtà mi piace molto di più Seferis, che è proprio l'autore che voglio presentarvi. E in realtà non mi piace solo Seferis, ma mi piace anche Litis. Il problema è che però io non ce l'ho Litis, come anche non ho altri poeti greci del Novecento, perché che io sappia sono stati raccolti su un'antologia degli anni 60 che avevo letto diversi anni fa, però il problema è che io questa antologia non ce l'ho, l'avevo presa in biblioteca, avevo poi trascritto i poeti che mi erano piaciuti di più e avevo anche fatto un post e un PDF. Quindi poi sotto vi metterò il link, così chi volesse comunque approfondire trova già tutto trascritto. C'è da dire però che mi piacerebbe riaggiornarlo come lavoro. Il problema è che appunto però dovrei andare in biblioteca a richiedere il libro in questione o comunque a vedere se esistono altri libri, perché non. Cioè purtroppo non ho nient'altro, cioè di poesia greca ho solo questo, ho solo Seferis, l'ho trovato al mercatino dell'usato e l'ho comprato. Il problema è che però non ho nient'altro, cioè proprio ma neanche sulle antologie. Ho delle antologie che riportano la poesia del Novecento, ma quando si parla comunque di autori greci è nulla più totale. Allora direi appunto di leggervi un paio di poesie di Seferis, e poi sotto vi metto il link, così chi volesse approfondire se lo va a leggere già compendiato. Allora, la prima che vi leggo è Epitaffio. I blocchi di carbone nella bruma erano rose radicate nel tuo cuore, la cenere velava il tuo viso ogni mattina. Sfrondando ombre di cipressi te ne sei andata d'altra estate. Poi una caratteristica delle poesie di Seferis è che la maggior parte, ecco, non tutte, però alcune sono molto sintetiche, ricordano un po' quelle di Quasimodo. E un po' questo tema sempre della malinconia, della lontananza, molto spesso anche delle citazioni al paesaggio, per dirvi i fiori, le coste, perché indubbiamente comunque il paesaggio greco sapete che è formato da costiere, da mare, da spiaggia, quindi ha comunque molto inciso nell'ispirazione poetica di Seferi. E ne leggo un'altra. Il tuo sangue gelava come la luna, a volte, nella notte insondabile il tuo sangue spiegava le ali bianche, sopra le rocce brune, le figure degli alberi e le case, come un barlume della nostra infanzia. Anche questa è molto bella. Allora, niente, questo era giusto per presentarvi in sintesi un poeta che cioè, non è famoso, è conosciuto veramente da pochissime persone, come poi, come dicevo in generale, tutta la letteratura greca contemporanea, del Novecento contemporanea, perché in realtà parlando di Grecia farà da padrone, è la letteratura antica, quindi Aristotele e compagnia, tutta roba che a me peraltro neanche piace, però vabbè, mi adeguo che da un punto di vista accademico e letterario stanno tutti a menarla con sto Aristotele, poi poeti come Seferis, che sono miliardi di volte migliori ad Aristotele, non li conosce nessuno, c'è poco da fare, le cose vanno così. Comunque poi sotto vi metto il link, così andate un po' a leggervi anche gli altri poeti che mi erano piaciuti, che avevo appunto trascritto copiandoli da questa antologia che avevo noleggiato parecchi anni fa in biblioteca. Se troverò poi altre cose sicuramente riaggiornerò il post e anche il PDF, perché mi piacerebbe appunto riaggiornare il mio lavoro a tema di letteratura greca, anche se non sono una appassionata proprio di letteratura greca, però. Comunque Seferis mi piace come poeta, sono stata fortunata che sono riuscita a trovarlo. Allora, prima di concludere, vi cito un paio di gruppi fondamentali che hanno fatto un po' la storia della scena black metal greca. Per chi non lo sapesse, nei primi anni 90 in Grecia, ancora prima che non nella Norvegia,
si era un po' sviluppata questa scena estrema, ecco, soprattutto in ambito black metal di tipo, chiamiamolo vecchio stile, quindi niente comunque di sinfonico. E c'era un po' tutti questi gruppi che portavano avanti questo movimento, che comunque rimase di nicchia perché non divenne così celebre poi come comunque altri gruppi, come ad esempio possono essere quelli sinfonici, per dirvi, Cradle of Filth piuttosto che Dimmu Borgir. Comunque, a farla da leader del movimento black greco sono stati sicuramente i Necromantia, insieme ai Rotting Christ. Anche se a me piacciono più i Necromantia che non i Rotting Christ, perché i Necromantia avevano un sound molto più particolare, quasi folk a tratti, molto malinconico, anche epico. Mi piacciono tutti quelli che hanno fatto i Necromantia, ne hanno fatti 4-5 se ricordo bene, questo è uno dei più belli. Il problema è che io non li ho tutti e quindi non posso farveli vedere. Comunque è un gruppo che vi consiglio di andare, ecco, poi magari sotto vi metto dei link, andate un po' a scoprirli perché loro hanno veramente un sound molto particolare. In generale tutta la scena greca aveva un sound particolare, anche i Rotting Christ comunque. Avevano un po' questa timbrica che non avevano comunque i gruppi inglesi o comunque anche norvegesi. Però i Necromantia in particolare, difatti mi piacciono più loro che non i Rotting Christ. Il problema è che appunto in realtà non li ho tutti, quindi ho solo questo da farvi vedere. Comunque sono assolutamente consigliati, ecco, praticamente l'intera discografia dei Necromantia è consigliata. Chiudo facendovi poi vedere un altro gruppo che mi piace molto, che però purtroppo non è più in attività perché la cantante è deceduta qualche anno fa a seguito di leucemia, si è ammalata e purtroppo è morta molto giovane tra l'altro, non penso neanche che abbia avuto 40 anni. E praticamente erano le Astarte. Allora, le Astarte io originale ho solo questo, mentre invece il più bello che loro hanno fatto, perché effettivamente le Astarte sono state tra i primi gruppi black metal tutti al femminile, erano un trio. Il più bello che hanno fatto è questo qui, Rise from Within, che in realtà non è proprio un CD esteso, è un mini. Adesso probabilmente non si riesce, no, mi sa che più di così non riesco a inquadrarmela l'immagine. Tra l'altro una copertina molto molto bella. Questo è sicuramente, o meglio, tra tutti quelli che hanno fatto, quello che io preferisco. In realtà ne hanno fatti anche altri, eh. E le Astarte mi piacciono per due ragioni. Allora, innanzitutto mi piacciono perché comunque avevano anche loro uno stile particolare. Allora, loro hanno iniziato con Doomed Dark Years, se ricordo bene, che è del 93 o 94, forse anche un po' prima. Che era prettamente black, però molto archetipale, old style. Questo qui invece, Rise from Within, che vi ho fatto vedere la copertina, è più sul melodico, non è più old style, molto diciamo primitivo, ma è molto più sul melodico, non è proprio sinfonico, ma è melodico. E come dicevo, le Astarte sicuramente mi piacciono dal punto di vista musicale perché comunque avevano anche un loro stile subito riconoscibile, quindi hanno comunque sviluppato un loro stile un po' come comunque tutti i gruppi della scena greca. Loro mi piacevano anche perché ovviamente erano, eccola qua la cantante, Tristessa, sono state tra le prime, tra i primi gruppi tutti al femminile, in una scena che comunque era piuttosto maschile. E tra l'altro, rispetto ad altri gruppi, loro hanno tentato anche di fare un lavoro molto personale anche da un punto di vista di concept e di testi. Ad esempio, c'era un loro CD che era, per dirvi, era tutto dedicato alle sirene, a Medusa anche, che però quello non ce l'ho purtroppo. O anche comunque Rise from Within, ecco, ripeto, hanno comunque tentato di fare anche dei testi molto personali, cioè non le solite cose un po' scontate e banali. Ed erano un trio femminile, ecco, poi ripeto, soprattutto ci sono stati poi dei cambi di line-up, però in realtà, ripeto, Tristessa era una figura storica e mi dispiace molto che sia morta, sia ammalata di leucemia ed è morta qualche anno fa. Mi dispiace molto perché, ripeto, per me era comunque un modello, una figura di riferimento femminile a cui ispirarmi, a cui prendere, da ammirare, da cui prendere ispirazione, cosa che poi comunque ho fatto.
Come vedete era veramente molto bella, oltre che intelligente, una musicista talentuosa e purtroppo, vabbè, si è ammalata ed è morta molto giovane purtroppo. Comunque sicuramente Rise From Within, più che non Doomed da Darkhirst, che comunque è stato il loro debutto, è un album che secondo me è uscito nel 2000, è un album che secondo me ha fatto storia. Anche se all'epoca, comunque, forse più di così non riesco a inquadrarvela la copertina, che comunque è veramente molto bella. Anche se all'epoca in realtà non vennero recensite con voti altissimi, però è una cosa che succedeva anche ad altri gruppi, ma anche per partito preso, comunque anche per un po' di maschilismo, comunque, perché vabbè, loro essendo un gruppo tutto al femminile, magari nel 2000 non era ancora così diffusa questa idea di gruppi tutti al femminile in ambito estremo. Quindi all'epoca vennero comunque, gli diedero comunque un 6 o 7, ecco, non gli diedero un 10 da un punto di vista di voto. Però in realtà, secondo me, a distanza di anni, ed è un CD del 2000, e io sono qui nel 2020 che ancora ve ne parlo. Quindi secondo me la storia loro l'hanno fatta comunque della scena black in generale e nello specifico comunque greca. Anche se le aspette in realtà non avevano tanto quel sound lì, al Rotting Christ o comunque alla Necromantia, anche da un punto di vista di registrazione erano molto più curate, mentre invece per dirvi Rotting Christ, soprattutto agli inizi, quindi prima della loro virata su Gothic Metal che hanno fatto nel 98, erano molto ovviamente underground, quindi anche con la qualità di registrazione diciamo tipica della scena underground. Però ecco, se vi dovessi consigliare due gruppi della scena greca estrema, vi direi appunto i Necromantia, quindi tutti i CD dei Necromantia. I Rotting Christ, ovviamente, beh, io devo dire che mi piacciono anche comunque i Rotting Christ della loro virata, diciamo più sul gotico, quindi non propriamente solo black. Anche se ovviamente i fans di vecchia data il CD in questione lo detestano, era un CD che è uscito nel 1998. Dead Poem mi pare si chiami, e vabbè, i fans di vecchia data o Francisti lo detestano, a me non era dispiaciuto tutto sommato. È ovvio che però il loro contributo storico l'hanno dato con i primi CD appunto, ad esempio Non Serviam per dirvi. Sono sicuramente fondamentali, ecco, non solo della scena black in generale, ma anche e soprattutto appunto della piccola ma notevole scena greca, ecco, quindi comunque della scena che si è sviluppata lì nella Grecia nei primissimi anni 90. Ci sono stati comunque altri gruppi, mi pare che anche i Septic Flesh siano greci, e oltre ai Varatron, se ricordo bene. Comunque, tra i miei preferiti ci sono sicuramente Astarte e Necromantia. Le Astarte, ripeto, non solo da un punto di vista di musica, di tematiche, ma anche da un punto di vista simbolico, essendo appunto stato il primo trio al femminile in una scena comunque che era totalmente al maschile, ecco, secondo me hanno un po' questa cosa di girl power, diciamo così. Va bene, niente, magari poi sotto vi metto dei link, ovviamente ci sono anche dei gruppi moderni, nel senso la scena greca è sempre stata comunque una scena notevole, ecco, non prolifica proprio, però comunque notevole, cioè una qualità diciamo media-alta dal punto di vista di gruppi. Magari vi metto sotto qualche link, vi metto comunque sotto il link al mio blog di poesia, così andate a leggervi anche la poesia greca, Seferis, andate a leggere anche Litis, gli altri poeti che purtroppo adesso vi non ho da farvi vedere, e vi fate comunque un'idea sulla letteratura greca contemporanea, quindi non sempre soliti Aristotele e compagnia, che ripeto che sono tutte cose che io non sopporto, veramente mi danno l'orticaria, però andare a conoscere anche cose meno famose, ecco, meno citate, meno famose, che hanno fatto la storia della musica e la storia della poesia. Va bene, concludo qui il video, spero sia stato un video utile e interessante, e saluto tutte le persone che l'hanno guardato.